quest'anno. Subito la parola a Claudio Carpentieri, prego. Grazie al segretario Silvestrini per le belle parole che ha pronunciato al lavoro che abbiamo fatto insieme anche ai miei collaboratori. E niente, vado subito ad illustrare il lavoro. Faccio sempre una premessa perché poi molti della sala già conoscono la natura del rapporto, però abbiamo sempre invitati nuovi, quindi comunque mi preme ripetere perché l'abbiamo pensato, perché l'abbiamo costruito così, perché è la cosa più importante per poi ragionare sui risultati che ha portato il rapporto di quest'anno. Ecco, quello che vado veloce, ma l'ispirazione, perché comune che vai, fisco che trovi, perché ci siamo resi conti che leggendo i dati che venivano pubblicati non esisteva nessun misura del reale peso del fisco sulle piccole imprese e nessun indicatore che facesse notare come questo varia nel tempo e nel territorio italiano. Quindi bisognava trovare un indicatore capace di rispondere a queste domande. La pressione fiscale Istat, che per carità scientifica, basata da anni calcolata, non rendeva giustizia al reale peso del fisco sulla piccola impresa. Perché? Perché in Italia non esiste la pressione fiscale, esistono le pressioni fiscali. Perché purtroppo con l'andare del tempo sulla nostra errata percezione che tanto la piccola impresa, no, si fa il reddito in casa, no? Allora facciamo così, se c'è un po' di soldi abbassiamo la pressione fiscale solo sui dipendenti o sui pensionati, mentre la piccola impresa è lasciata così a viandare. E questo è il grafico che lo testimonia, perché un lavoratore dipendente per 10.000 euro di reddito paga zero di imposte con il bonus 80 euro. Sugli stessi 10.000 euro di reddito, stessi, non sono altri, sempre reddito è, un imprenditore in contabilità semplificata, un professionista paga il 13,1, se invece è in contabilità ordinaria, su quei 10.000 euro paga il 23%. E non può essere così, perché il reddito è reddito. Quindi sulla base di questo presupposto, ho detto, vabbè, troviamo un indicatore che renda giustizia alle imprese, piccole imprese italiane. Vabbè, vediamo quale c'è, qualche altro dato c'è, e c'è il total tax rate della Banca Mondiale, che per l'Italia vedete che andamento ha. Allora, per dire, siccome il total tax rate della Banca Mondiale prende in considerazione anche i contributi versati sui dipendenti, quell'abbattimento lì, che cos'è? È la decontribuzione IMSS, che è temporanea solo sui nuovi assunti. E quindi vedete come già dal 2018 come sale, nel 2019 vedremo che ritorna al 62. Non lo so, ma lo so. E poi più che altro, la cosa più importante, non lo so, ma lo so. No, più che altro ci siamo resi conto, leggendo il rapporto della Banca Mondiale, che cosa faceva? Prende in considerazione un'impresa che ha delle caratteristiche che sono quelle che vedete lì, società di capitali, capannone industriale, attrezzature, due camion, 60 dipendenti, 4 manager, 8 dirigenti, 48 operai, 23 milioni di ricavi e 4 milioni e mezzo di MOL. E la faceva saltare da un paese all'altro. È evidente che non poteva essere presa quella a riferimento per l'Italia. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di andare a individuare con settimane e mesi di lavoro, io e i miei collaboratori, individuare un'impresa che approssimasse di più le piccole imprese italiane e che avesse le giuste sensibilità all'andamento dei diversi tributi italiani. E cioè che rispondesse alla domanda, ma se aumenta quello, cosa succede alla piccola impresa? E come varia la tassazione di quell'impresa nel territorio italiano? L'abbiamo fatta aiutandosi prima con le relazioni che c'erano negli studi di settore e adesso con le relazioni degli ISA. Cioè, non è che abbiamo preso le risultanze degli ISA, voglio premettere, è solo che per ragionare su come strutturare le imprese italiane, quella piccola impresa, abbiamo preso prima gli studi di settore, adesso ovviamente gli ISA, ma solo se cambiano le caratteristiche, ok? Perché l'impresa che abbiamo preso in considerazione è l'impresa individuale, un laboratorio di 350 metri quadri, un negozio di 175, 5 dipendenti, 3 operai a tempo pieno, 1 part time e 1 impiegato,
ricavi per 430.000 euro, reddito d'impresa di 50.000. Lo 0,3% di imprese dichiara ricavi oltre i 25 milioni di euro, il 90,53% dichiara ricavi entro i 500.000 euro. Ecco perché l'impresa che abbiamo scelto noi è quella. Scelta l'impresa, abbiamo fatto solo calcoli. Abbiamo calcolato i tributi e i contributi IVS che paga l'imprenditore in riferimento alla sua posizione contributiva su quell'impresa. E quell'impresa l'abbiamo fatta saltare da un comune all'altro. I comuni sono 141 in totale quest'anno. Sono 115 comuni che disegnano le 95 province. Perché 115? Perché Verbania, Cusi, Ossola, abbiamo preso tutte e tre, oppure Iglesias, che sta insieme a Carbonia, abbiamo preso Carbonia e Iglesias, quindi tutte e due, ecco perché sono 115 le province, cioè i comuni che disegnano le province, più 27-26 comuni aggiunti. Perché 27-26? Perché ci sono alcuni comuni che si sono uniti, un comune che si è unito, no? Scarperia San Piero, che è diventato la Scarperia San Piero, Scarperia San Piero. Ok, quindi sono analizzate le variazioni nel tempo e nel territorio dei tributi dovuti per quell'impresa, per tutti quei comuni. L'obiettivo qual è? Attribuire le giuste responsabilità in modo oggettivo alle decisioni che vengono assunte dai governi locali e nazionali. Nelle platee, nelle TV, nei programmi di commento non ci sarà, noi vogliamo, non ci sia più una parte politica che dica io ho abbassato le tasse e quell'altra dice no, non è vero. Ma che ci sia un punto di riferimento e dice era il 61,2 è diventato il 59,7. Perché? Perché hai fatto quello. Questo è l'andamento che abbiamo calcolato su quell'impresa, su tutti quei comuni, 141 comuni, per tutti questi anni. Nel 2011 con l'ICI era il 59, con l'introduzione dell'IMU è diventata 64,5. Con la deducibilità dell'IMU al 30% è scesa a 63,7, dopo un anno l'IMU dal 30 è diventata 20 e è risalita leggermente. Lì che cosa è successo? È stata consentita la deduzione del costo dei lavoratori a tempo indeterminato dall'IRAP e ci sono stati chiarimenti che hanno sancito che la TARI sugli immobili produttivi in cui si producono rifiuti speciali non deve essere pagata, e quello ha abbattuto la pressione fiscale. Tra il 2015 e il 2016 ci sono due forze, non l'ho scritta perché troppe nuvolette poi facevano un po', ma lo dico a mente, ci sono due forze confliggenti, cioè c'è stata la riduzione della pressione fiscale dovuta all'aumento della franchigia IRAP da 9.500 a 13.000 euro, nostra proposta, ok? Ma che non si vede perché c'era l'aumento della contribuzione IVS che si è mangiato la riduzione della pressione fiscale. Lì invece è salita di poco perché lì c'era l'aumento ancora della contribuzione previdenziale e poi nel 2018 non è stato fatto niente in riferimento a questa impresa. Nel 2019 vedete una sensibile riduzione dal 61,2 al 59,7 dovuta all'aumento della deducibilità IMU dal 20 al 50%, anche quella, come è stato già sottolineato dal segretario, nostra proposta. Poi andando avanti nell'illustrazione vi farò capire perché abbiamo puntato moltissimo su questa misura, oltre che per la riduzione della pressione fiscale conseguente, che è molto importante. Guardate la filosofia dell'epoca, no? Diceva dal centro alla periferia. Non era così. Sembrava l'inizio nel 2012, no, con l'introduzione dell'IMU, dice dal centro alla periferia, no, era solo più periferia, perché la curva sopra blu è rimasta intatta, non è che si è abbassata, cioè era solo più periferia. Poi addirittura c'è stata la forchetta è dovuta ovviamente per la riduzione dell'IRAP conseguente alla deduzione del costo del lavoro, ci si è allontanata sempre di più. Mentre nell'ultimo anno quella erariale si è abbassata e si è andata verso quella locale, perché ovviamente la deduzione dell'IMU abbassa l'IRPEF e abbassa i contributi previdenziali dell'artigiano. Andiamo sui dati sulla variabilità, perché ovviamente qui non è che possiamo illustrare 141 comuni, no? Però vi do la sintesi, ovviamente. La cosa molto importante è la variabilità della tassazione dovuta
dovuta alla tassazione comunale, alla variabilità nel territorio dovuta alla tassazione locale, in particolare quella comunale, e in particolare ancora di più all'IMU, che è quella che pesa molto di più rispetto alla tassazione, le altre tributi locali, che sono addizionali IRPEF, alla comunale, regionale e la TARI. Nel 2011 la distanza tra il comune con la tassazione più elevata, che era Napoli, e la tassazione più bassa, che era Udine col 54, era di 13,8. Guardate con l'IMU che è successo. È diventata quella distinzione 19,6 punti. Perché? E ve lo dico qui, perché praticamente nella nostra impresa il valore catastale degli immobili utilizzati non è sempre lo stesso, ma è ricalcolato in riferimento alla collocazione fisica dell'immobile. Cioè, ovviamente abbiamo preso un immobile che stanno sempre nella stessa zona censuaria, stanno nella stessa categoria e classe. Cioè, abbiamo cercato di arrivare all'omogeneità degli immobili e il valore catastale è diverso, che è molto lontano anche dal valore di mercato, quindi si tassa un patrimonio a volte che non c'è, a volte che non c'è, è la cosa più brutta, arriva a determinare una variabilità di 19,6 punti. Guardate sul 2019 cosa è successo, i 19,6 diventano 16,8. Perché questo? Perché, e cominciamo a dirlo, il discorso della deducibilità dell'IMU, oltre a abbassare in generale la pressione fiscale, abbassa la variabilità, perché chi paga più IMU paga molta di più meno IRPEF e IVS. E quindi abbassa la distinzione tra chi è vessato dalla tassazione comunale e chi invece è premiato perché ne paga poca. E quindi riesce ad avvicinare il più alto al più basso. La distanza si riduce quindi di 2,8 punti. Guardiamo nel 2023, cioè adesso già è norma, grazie all'impegno di CNA, lo voglio sottolineare ancora, che dal 2023, quindi campacavallo, però è previsto già dalla norma, che la deducibilità dell'IMU passa dal 50 al 100%. Quindi che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di simulare la deducibilità al 100% sull'anno 2019 e abbiamo visto cosa succedeva, mettendo questo dato nel nostro modello di microsimulazione fiscale. Che cosa è successo? Che con la deducibilità al 50%, la prima è Bolzano col 53% e l'ultima è Reggio Calabria con il 69,8%. Con la deducibilità IMU al 100% rimangono sempre Bolzano e Reggio Calabria i margini, ma col 51,5 e 63,9, che significa che la variabilità nel territorio si abbassa di 7,2 punti e arriva a 12,4 punti, cioè meno di quando c'era l'ICI. Meno di quando c'era l'ICI. L'altro esercizio, che è connesso al mancato blocco della tassazione locale sul 2019, perché noi abbiamo visto lì l'abbattimento riferito alla deducibilità dell'IMU al 50%, ma le simulazioni sul 2019, considerando che il quadro della tassazione comunale si chiude a ottobre, non potevamo farlo. E allora come potevamo vedere, analizzare la probabilità o la possibilità che dopo 3 anni di blocco i comuni, le regioni potessero aumentare di nuovo i tributi locali? Abbiamo provato a mettere nel modello simulazione fiscale le aliquote massime che possono imporre i comuni e le regioni. Cosa succederebbe se tutti si impazzissero e applicassero le aliquote maggiori che la legge statale gli consente di fare? Ecco, dal 59,7 si passerebbe al 62,8. Al 62,8. Nel 2019 abbiamo detto che i margini c'è Bolzano e Reggio Calabria. Con la tassazione al massima comunale avremo che il primo sarebbe Sondrio con il 57,3 e l'ultima Roma a pari merito con Reggio Calabria col 72,6, perché quelli sono valori medi, ma il discorso è che con la tassazione Roma entrerebbe nel primato della tassazione più alta, perché ovviamente nel dato bisogna considerare quello che già sono arrivati al massimo e quelli che ancora hanno spazio.
Quindi se facciamo la classifica di quelli che hanno molto spazio e di quelli che hanno meno spazio, ovviamente al primo troviamo Rieti, che ha la possibilità di aumentare il total tax rate mettendo il massimo a 1,3, quindi il motivo per cui Rieti già sta al massimo con il 61, con il 59,8, quasi al massimo, mentre Bolzano ovviamente, che adesso è in prima posizione, è, come dire, è sotto di 8,5 punti, quindi se si impazzisse Bolzano potrebbe aumentare la tassazione di 8,5 punti, il total tax rate. Questo è la stessa curva di prima, ma calcolando, io lo chiamo adesso complefisco, perché è più divertente che tax free day. Complefisco significa è la data nella quale ho finito di lavorare per produrre il reddito che mi serve per pagare i tributi e i contributi e comincio a lavorare per me e per la mia famiglia. Quindi complefisco è azzeccato. Quindi il 2 agosto arriva, era l'1 2011, il 22 agosto il 2012, via via fino ad arrivare al 2018 che era il 10 agosto e con la deducibilità IMU dal 20 al 50%, se i comuni non si impazzissero, arriviamo al 5 agosto e questo lo analizzeremo ovviamente il prossimo anno. Questa è la variabilità, quindi Bolzano sarà l'11 luglio e mentre Reggio Calabria l'11 settembre. Tra il primo comune e l'ultimo ci sono 72 giorni nel 2018, adesso sono 62 giorni, quella riduzione della variabilità in giorni sono 10 giorni. Questi dati sono visibili giorno giorno perché già abbiamo pubblicati su un sito che si chiama Tax Free Day e dentro c'è il rapporto chiuso in tabelle riferite ad ogni comune, cioè la situazione di ogni comune analizzato con grafici e tabelle che riportano i valori che abbiamo calcolato di tutti i tributi pagati da quell'impresa in quel contesto territoriale. Allora, oltre alla deducibilità dell'IMU dal 20 al 50%, cosa abbiamo ottenuto delle vecchie proposte contenute nei vecchi rapporti? È il regime forfettario che è stato, come dire, recentemente allargato come ambito d'applicazione e ulteriormente semplificato fino a comprendere tutte le imprese con volumi di ricavi inferiori a 65.000 euro, e la tassazione per cassa per le imprese in semplificata, questa corretta nell'ultima legge di bilancio con il riporto delle perdite. Questo lo devo dire perché il regime di cassa senza riporto delle perdite era non un miglioramento ma sarebbe stato un peggioramento perché non consentiva e non permetteva effettivamente di dedurre costi molto importanti, specialmente il primo anno quando il magazzino era molto alto e non riuscivo a compensare con i ricavi, con i redditi e i ricavi prodotti nel primo anno d'applicazione. Cosa resta da fare? Sicuramente ridurre la tassazione d'impresa attraverso un meccanismo dei fondi taglia tasse. I fondi taglia tasse ci sono, ma vengono utilizzati per fare quello che si vuole, nel senso perché tutti e due i fondi tagliatasse che cosa fanno? Vengono utilizzati per ridurre la pressione fiscale, no? Dice secondo le esigenze di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Quello che diciamo è il primo obiettivo di finanza pubblica deve essere la riduzione della pressione fiscale, cioè quando i fondi taglia tasse vengono alimentati con i maggiori entrate provenienti dal contrasto all'evasione, minori uscite provenienti dalla razionalizzazione della spesa e minori uscite provenienti dalla revisione delle tax expenditure, quindi semplificazione, una quota del fondo taglia tasse dovrebbe essere destinata, capisco che non si può bloccare la politica, no? È evidente, ma una quota di quel fondo taglia tasse dovrebbe essere, come dire, destinata inderogabilmente alla riduzione della pressione fiscale, in primo luogo a riequilibrare la pressione fiscale squilibrata adesso, che adesso è in favore alle piccole imprese, ma riequilibrarla a favore delle piccole imprese. Come? Allineando almeno le detrazioni del lavoro. Cioè adesso esistono detrazioni da lavoro dipendente, detrazioni da reddito da pensione e detrazioni di impresa o professionisti, diversificate. Se venissero allineate al lavoro dipendente, la pressione fiscale da quell'impresa dal 59,7 arriverebbe al 59, ma
è una, dice, ma 0,7 è poco in riferimento a quell'impresa, perché ha un reddito di 50.000 euro che ha battuto con i tributi deducibili, arriva a 40-45, e sappiamo che le detrazioni muoiono a 55.000 euro, secondo una curva lineare. Ma tutte le imprese che hanno meno fortunate e che producono meno redditi avrebbero le no tax area uguali a quelle dei dipendenti, perché dovrebbero essere diverse? Una volta la detrazione era del lavoro dipendente era riferita, non la faccio tanto lunga ma è importante dirlo, era riferita alla mancanza della possibilità del dipendente di dedurre i costi per recarsi sul posto di lavoro, no? Quelli che invece l'impresa le deduce in modo a piè di lista. Ma si è perso quel concetto, perché ormai la detrazione, come è costruita adesso, fa parte dell'aliquota IRPEF. Perché è inversamente proporzionale al reddito e non è riferita a quella tipologia di dipendente, ma è una parte dell'aliquota. E quindi, se fa parte dell'aliquota, non ci possono essere aliquote diverse per reddito, che deve essere sempre uguale. Lavoro dipendente, pensione e impresa o lavoro autonomo. Poi occorre premiare chi è l'impresa più fedele ed efficiente rispetto alle altre. Quindi partire dal presupposto non di punire o di analizzare o di vessare o di puntare il dito, no, invertire. Premiamo l'impresa più efficiente, premiamo l'impresa che riesce con la stessa struttura che ha a produrre più reddito rispetto a quelle che si trovano nel suo stesso cluster di riferimento. Se io faccio più reddito, su quel reddito in più fammi pagare il 10 o 15%. Perché così io mi stimoli a produrre il reddito, perché se me levi sempre il 62, arrivato a un certo punto la propensione marginale a maggior grado di reddito è decrescente. Il tempo libero diventa più importante che lavorare per produrre reddito. Se invece l'aliquota marginale del 43 arrivo a un 10 o un 15%, beh, forse ci penso a produrre e a diventare più efficiente nella produzione di ricchezza. Nella nostra impresa questo porterebbe il total tax rate dal 59,7 al 55% in un anno. Ma questo è un esempio. Ed è quella nostra. Ma l'incentivo al paese, allo sviluppo, a ricredere nella produzione del reddito come un fattore importante per la propria crescita, ma non solo per la propria crescita, servirebbe una norma di questo genere. Oh, e non costa tanto, perché io ti do un sconto solo se te produci di più. Perché è solo su quello che fai in più che ti do lo sconto. Ci sono state norme in passato, non la faccio lunga, però erano più per fare condoni sul passato che non per agevolare chi ha più reddito. Questa norma, che l'abbiamo anche costruita in un disegno di legge fatto tempo fa, in CNA, non è che ti mette a riparo da accertamenti, no. Tu, è un sistema di tassazione. Quindi se tu non dichiari il giusto, vieni sanzionato al pari degli altri. Non è un condono, ma è un qualcosa che ti premia solo se. Chiudo con le proposte. Ovviamente nel rapporto ci sono 7 proposte. Qui abbiamo scelto alcune. E questa è una di quelle che secondo noi è molto importante. E cioè il passaggio generazionale. È molto importante perché in Italia esistono e sono esistite tantissime imprese con un avviamento forte, che per la paura di tassare la plusvalenza che loro hanno generato in tanti anni di lavoro, venisse tassata con tassazioni allucinanti che portavano queste imprese a pagare 63.000 euro di tasse. Abbiamo preso quell'impresa che vedete illustrata sotto, se questa cedeva la propria impresa, perché non aveva un figlio a cui succederla, non aveva un figlio a cui donarla, non aveva un altro parente, ma voleva venderla perché voleva monetizzare la sua liquidazione. La liquidazione dell'impresa è il corrispettivo della cessione d'azienda, no? Ma se lo faceva diventava una cosa espropriativa. Allora le imprese che fanno? Vabbè, aspetto che arriva la norma che mi fa fuoriuscire gli immobili dal regime di impresa pagando il 4 o l'8%. Ma intanto l'avviamento, ciao. L'avviamento va via col passare del tempo. Le relazioni che avevo costruito, che avevano un valore, non esistono più con l'andare del tempo. Cioè, invece, sì, ma la vuoi conferire. Ho capito, perché conferendo quell'azienda
addirittura si raggiunge un risparmio di 15.000 euro. Ho capito, ma io non voglio partecipazioni, io voglio i soldi, io voglio andare in pensione. Quindi la nostra proposta qual è? Che cosa cambia se cedo l'azienda avendo come corrispettivo azioni o quote di un'altra società o del denaro? È sempre cessione, cambia il corrispettivo. Applica le stesse disposizioni di neutralità fiscale previste per il conferimento d'azienda alla cessione d'azienda. Anche qui non costerebbe tanto. Perché? Perché tanto sono cessioni che non vengono fatte perché costano troppo. Ma si impoverisce il paese perché tante aziende che potrebbero continuare a lavorare in mano ai dipendenti dell'imprenditore che se ne vuole andare in pensione, muoiono lì. Muoiono lì. Semplificazioni? Se ne parla da decenni. Ma di fatto non se ne è accorto nessuno. Tutti dicono semplificato, ma la percezione della semplificazione non c'è mai stata in questi anni. Perché? Sarò un po' diretto, perché negli anni si trova, per coprire il bilancio dello Stato, che cosa si fa? Si trova delle norme sul contrasto all'evasione, si mette un obbligo in più, si mette a fianco a quell'obbligo in più di comunicazione di dati o un regime che limita diritti, dei soldi, e poi dice, oh, bisogna trovare 800 milioni, bisogna trovare 1 miliardo, bisogna... E così si complica la vita attribuendo responsabilità di soldi e quindi facendo pagare i controlli alle imprese. Invio dei dati delle liquidazioni IVA, la ritenuta dell'8%, il visto di conformità per compensare credito o chiedere rimborso, lo split payment, tutti i sistemi di reverse charge, che poi dice, vabbè, ma avete monitorato se effettivamente funzionano? Ma un controllo scientifico non l'abbiamo mai visto. Perché tanto ormai quando ci ha messo i soldi vicino sul bilancio del Stato è fatto, punto. Dall'altra parte, proprio perché gli spazi di manovra sul bilancio dello Stato si sono ridotti nel tempo, si sono ridotti tanto, che cosa è successo? Che ogni anno si cerca di fare delle misure che riguardano una ristretta platea di soggetti perché si hanno pochi soldi e quindi si modifica e si fanno deroghe ai principi generali di detassazione sempre di più. E questo ha portato altre complicazioni. Esiste un grande trade-off tra semplificazione e equità. Un sistema fiscale molto equo è anche molto complicato, perché riesce a individuare le caratteristiche, le esigenze di strette platee di soggetti. Magari serve un nuovo rapporto, tra un nuovo equilibrio tra equità e semplificazione. Quindi, nuovo equilibrio e coerenza nell'imporre nuovi obblighi che... impongono oneri amministrativi pesanti alle imprese, forse è la via giusta. Ci hanno detto che la fatturazione elettronica era la panacea della lotta all'evasione sul gap IVA che è diventato 38 miliardi. Ma allora, se è così, coerenza vuole che mi abbrochi tutta quella roba che hai fatto perché dici che l'IVA non viene versata. Delle due, una. Io avrei concluso se mandano... il nostro contributo dalla regia, che io non so se posso farlo partire da qua, ecco, lo stanno facendo partire, il nostro video sul fisco che quest'anno lo trovo veramente appropriato al caso. Quadrata di... Ciao, sono un imprenditore. 0,23. Ciao, anch'io sono un imprenditore. 5.000 K? Ma perché tutti questi conti? No, aspetta. Dunque, 249.587 meno 8 per 56. Ah, poi c'è la mazzata del 30%. No, però, se noi teniamo conto della legge 4,bis... Mi sembri un po' sotto pressione. È la pressione fiscale. Sì, ma è tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo. Ehi, hey, non farti fulminare dal fisco. Entra in CNA. Bene. Allora, dopo questo video un po' la Tarantino, un po' veramente... Veramente, poi... Vai.
È una frase di Victor Hugo nel 93 del 1874: ogni idea astratta deve trasformarsi in un'idea concreta. Ciò che ogni idea perde in bellezza lo acquista in utilità, viene rimpicciolita, ma è più efficace. E questo è il nostro motto per l'osservatorio. Esatto, quindi...